I just wanted you to... Che bella ragazzuoli, che tutti nuovi. Eccoci qui tornati in questo nuovo video. Allora raga, allora siamo ritornati con i nostri piccoli vloggettini. Chiamiamoli vlog, chiamiamoli un po' come cazzo e guarda. Parliamo un po' di sta YouTube, piena di zozzi. Più precisamente oggi vi voglio parlare di tutta quella gente che ha fretta di crescere. Vogliono salire velocemente di iscritti, così da arrivare a grandi traguardi, tra virgolette. E per arrivarci a questi traguardi, non sono lo stesso nei video. Useranno titoli del cazzo per attirare attenzione, così che la gente vede il titolo del video e si iscrive. E loro piano piano salgono sempre di più, sempre più velocemente. Io non capisco, cioè, come fate? A me non frega di avere una fila di 40.000 persone a cantare il mio nome, se di quelle 40.000 non ce n'è qualcuna che ascolta tutte le parole. Come fate ad attraversare in questo modo YouTube? Voglio fare questi video così il mio canale cresce velocemente. Ma che cazzo vuol dire? Ma io a questa mia avventura, a ogni cosa a tempo debito, non c'è fretta, assolutamente non c'è fretta, per tanti motivi. Sia per il fatto che ve l'ho detto, se voi vorrete, la gente si guarda un video, boom, iscritto. E pensi che quell'iscritto sia veramente attaccato a te? Ci credo poco, eh. E invece no, io voglio fare video tranquilli, così che la gente si guarda quel video, ma non è un video che è trovato perché ho messo un titolo del cazzo, ma è stato trovato solamente perché a quella persona interessa quell'argomento. Così che la persona si guarda quel video, si guarda tanti altri video e si iscrive. Una volta, non sto scherzando, mi è arrivato un messaggio di un ragazzo che mi diceva: Valerio, tu non immagini quanto mi stavi sul cazzo, ve lo giuro, quanto mi stavi sul cazzo, ma dopo aver visto tutti i tuoi video sono troppo affezionato a te. Ve lo giuro, raga, ve lo giuro. Ed è questo, è questo che io cerco in YouTube. E penso anche tanti altri YouTuber, a differenza vostra. Tanto con quel cazzo di numero, cosa ci fai? Tu, umanamente, che cosa ci fai? Ve l'ho detto, io preferisco salire piano, ma avere tutti quanti attaccati, tutti, dal primo all'ultimo, sapendo di poter contare su di loro ogni momento, come è già successo in passato. Perché loro non sono solo numeri.